Sono qui al congresso dell'associazione Luca Coscioni, rappresentanza della Campania, e chiaramente oggi come non mai quelli che sono i temi dell'associazione Luca Coscioni rappresentano il fulcro di quello che sta accadendo anche in Italia. Parliamo appunto di diritto alla salute, di ricerca scientifica, parliamo di democrazia. Oggi, come non mai nel nostro paese, è fondamentale assicurare quella che è la cura a tutti, anche a chi fondamentalmente non può permetterselo. E parlare di povertà, anche se può sembrare impopolare, oggi invece è una dimostrazione di grande coerenza. Coerenza perché non soltanto quindi noi affrontiamo un'emergenza di carattere sanitario, ma anche economico, per cui questo incide anche sulla fruizione di quelle che sono le cure. Che chiaramente non sembrano alla portata di tutti. Questo viene testimoniato dalle immense file per fare dei tamponi e anche dal fatto che i laboratori privati oggi vengono chiamati quindi anche loro a collaborare proprio perché sembra che a questo punto il governo non riesca a garantire attraverso i propri mezzi quella che l'indagine, no? Su i malati, su quelli che sono gli asintomatici, e quindi stiamo parlando da un po' di tempo di una cosa fondamentale che porta un nome, che è il Covid-19, perché parlavamo, ma alla fine parlavamo proprio di questo virus che ha cambiato le nostre vite. E tanto è vero che oggi sono qui con la mascherina a parlare, quindi non vi posso far vedere, diciamo, il mio intero volto e ho quindi questo bavaglio. E oggi a Roma, tra l'altro, contestualmente a questo congresso, abbiamo anche una manifestazione di chi è contro questa mascherina perché la qualifica come un bavaglio di Stato. Dagli ragione, dagli torto, non lo so, però costituzionalmente è garantito anche il diritto a queste persone di poter esprimere e di poter manifestare il proprio pensiero. E forse per questo motivo l'Italia resta ancora, e me lo auguro, un paese democratico. Questo io lo spero. Poi a torto, a ragione, non saprei dire perché la fine del tunnel purtroppo ancora non si vede.